Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di YouTube. Io sono Enrizzo e oggi parleremo di tracciabili. Come vedete sono nella pagina dedicata sul mondo geocaching. Qua siamo nella pagina dedicata ai tracciabili del mondo geocaching e come vedete qua appunto vedete i miei tracciabili, ovvero quelli che ho creato io, ufficiali del mondo geocaching. Qual è la particolarità? Che questi si devono per forza acquistare in digitale qui sul sito del geocaching o in alternativa su siti affiliati e riconosciuti appunto da Groundspeak, dove poter acquistare dei tracciabili fisici, e questi vengono riconosciuti ufficialmente da questo mondo. In alternativa però esiste anche la possibilità di realizzare dei tracciabili non ufficiali ma gratuiti. Per fare questo dobbiamo avvalerci di un sito internet che si chiama Geocreti. Andiamo a cercarlo, ecco qua che ci si apre la ricerca e andiamo sul portale geocreti.org. Eccoci dunque davanti la schermata principale del sito internet di geocreti.org. Come possiamo vedere qua abbiamo diverse informazioni, tra cui le più importanti che sono queste, che ci danno un'idea di quanto è grande questo progetto non ufficiale di geocaching. Ricordo che non è ufficiale, però comunque possiamo vedere che ha 91.739 geocret registrati. I geocret sarebbe l'acronimo dei tracciabili creati su Geocreti, quindi un geocret in sostanza è un tracciabile. Come ripeto, abbiamo 91.739 geocret, 46.307 geocret nascosti, 33.151 iscritti. Poi abbiamo questi che sono il totale dei chilometri che sono stati percorsi da tutti i geocret esistenti. La prima cosa che dovremo fare sarà quella di registrarci nel portale, ovvero registra un nuovo utente qua in alto a sinistra. Andiamo a premere. Ecco la pagina di registrazione, qui potremo usare le credenziali che abbiamo usato per registrarci sul sito di geocreaching.com. Qui possiamo mettere il nome utente, la password, confermare di nuovo la password, una mail, inserire il codice, in questo caso qua ci dice di cliccare per il captcha, e la nostra lingua. Io ovviamente sono già registrato, quindi questo passaggio lo salterò, andrò direttamente a effettuare il login. Quindi premiamo su login in alto a sinistra e a questo punto potremo effettuare l'accesso. Ci basterà inserire il login, la password, io lo vado a fare in questo momento. Ecco fatto che ho inserito i dati. A questo punto poi potremo anche premere qua e mettere la spunta se vorremmo collegarci e rimanere collegati. Fatto questo, premiamo login. Eccoci dunque nella nostra pagina principale, dove abbiamo qualche informazione sul nostro profilo e sui nostri geocret. Come potete vedere qui abbiamo alcune informazioni personali, qui sotto abbiamo delle statistiche e una sezione delle medaglie dove io però ancora non ne possiedo. Qui abbiamo questa grafica che possiamo integrare nel nostro account principale di geocaching copiando il codice sotto nella descrizione e alcuni link utili, ma che andremo a vedere adesso e che interessa a noi sarà la sezione il mio account qua a sinistra. Andiamo ad analizzarli uno a uno. Dettagli account è praticamente la pagina che stiamo vedendo in questo momento. Geocret nel mio inventario è la pagina che ci mostrerà, tra virgolette chiamiamolo così, il nostro zaino, ovvero i geocret che sono in nostro possesso. In questo caso andiamo a vedere, io non ne possiedo, quindi qua sarà vuota la sezione. Andiamo a vedere invece i miei geocret, ovvero i geocret che io stesso ho creato. Andiamo ad aprire. Ecco qua, come vedete ne abbiamo due, di cui uno non ha viaggiato e l'ho archiviato, però ne abbiamo un altro che è il primo, che si chiama RPG di Fortnite. Vi andrò a spiegare dopo perché. Come vedete abbiamo il suo codice identificativo di questo tracciabile, il nome, la cache nella quale è contenuto. Questo qui è il geocache ufficiale dove si trova il tracciabile in questo momento. Ultima azione, come possiamo vedere sono passati un po' di giorni dall'ultima cosa che è successa, ovvero è da 659 giorni che non viene spostato. Come vedete è stato depositato appunto in questo geocache.
Abbiamo poi la distanza che ha percorso il nostro tracciabile, nel mio caso questo qui ne ha percorsi 817 km, e possiamo vedere il numero di cache visitate, che sono 55. Le ultime due cose che andiamo a vedere sono il tasto per modificare questo geocrate oppure questo per registrare un evento a riguardo. Andiamo poi a vedere geocrate osservati, in questo caso io non ne sto osservando nessuno, sarebbero i geocrate che sto tenendo sott'occhio perché magari voglio andare a recuperarlo da qualche parte in cui si trova, ok? Oppure vado a vedere a che punto sono dei geocrate alla quale ho contribuito nello spostamento. Ultimi eventi che ho registrato sono gli ultimi eventi che ho fatto io, ovvero come vedete qua ho questo che l'ho depositato, però è andato perso, quindi l'avevo archiviato, oppure questo qua che praticamente è il mio, ovviamente l'ultimo movimento che ho fatto io personalmente del mio tracciabile è quello di depositarlo semplicemente nel geocache di partenza. Poi andiamo a vedere gli ultimi movimenti dei miei geocrate, ovvero questo è quello che è successo ai miei geocrate e sono tutti movimenti che sono stati eseguiti da altri utenti come me. Come potete vedere qui ho archiviato il tracciabile che non ho fatto partire, diciamo, mentre qua invece vediamo un'analisi di tutti i movimenti che sono stati fatti sull'altro e qua potete vedere le varie distanze che hanno percorso. Poi andiamo a vedere le mie foto, ovvero queste sono le mie foto che ho usato, diciamo, in questo portale, ovviamente la mia immagine profilo e questa qui è l'immagine del tracciabile che ho fatto viaggiare. Come vedete si chiamava l'RPG di Fortnite e c'è un motivo, ovvero ho preso un portachiavi a forma di RPG dal sito di Alibaba o AliExpress, adesso non ricordo di preciso. E come possiamo vedere andando avanti ci sono le foto dei miei geocrate, quindi queste sono le foto che sono state scattate da altri utenti e che sono state pubblicate. Qui possiamo vedere un'altra immagine del nostro tracciabile che è in viaggio. Andando avanti vediamo un'altra foto di un paesaggio nella quale si trovava appunto il nostro geocrate e qui vediamo ancora la nostra immagine dell'oggetto in questione. Andando avanti abbiamo dove sono i miei geocrate. Qui in realtà vedo che c'è un bug, infatti dice beta, quindi in questo caso questo passaggio lo andrò a saltare. Si dovrebbero vedere semplicemente le location dei nostri geocrate allo stato attuale. Ma andiamo ora ad analizzare la pagina dedicata a un singolo geocrate. Andiamo su il mio account, i miei geocrate, e andiamo ad aprire quello che sta viaggiando tra i miei due geocrate, quindi il primo. Andiamo ad aprirlo e ci troveremo di fronte a questa pagina. Questo in sostanza è il listing del nostro geocrate. Come vedete abbiamo il titolo del geocrate, chi l'ha fatto, il numero di referenza e il tracking code che andrò a censurare, distanza totale percorsa da questo geocrate e i luoghi che ha visitato. Poi abbiamo sempre un link per la condivisione sui forum. Paesi visitati, come vedete ne ha visitati due. È partito dall'Italia, che è da dove l'ho fatto partire io, ed è finito in Svizzera. Come vedete poi tra parentesi ci sono dei numeri che sono il numero dei cache nella quale è stato depositato, prelevato, che è transitato, diciamo, il nostro geocrate. Come vedete in Italia è uno solo perché appunto è partito da Livigno quando l'ho depositato e è finito in Svizzera e per adesso ha girato solo in Svizzera. Abbiamo poi una sezione chiamata punteggio dove abbiamo, diciamo, una votazione riguardante questo geocrate. Qui in questo momento non ne sono state rilasciate, quindi non ha votazioni. Come vedete poi c'è condividi su, quindi noi possiamo condividerlo su alcuni social. E infine abbiamo il commento che è la descrizione, ovvero nel mio caso ho messo la sua missione sia in lingua italiana sia in lingua inglese. Perché questo? Perché essendo che la missione che gli ho dato è appunto lanciarazzi tipico di Fortnite, vediamo quanto distante viaggia questo RPG, viaggia intorno al mondo.
essendo che appunto dovrebbe, ripeto, dovrebbe girare, viaggiare intorno al mondo, l'ho messo anche in lingua inglese, che è la lingua universale, diciamo, in modo che tutti possano sapere la sua missione. Qui a destra vediamo un'immagine di riferimento, che in questo caso, come vedete, è appunto il lanciarazzi di Fortnite, e qua abbiamo un profilo altimetrico. Andiamo a chiudere. Qua sotto abbiamo le azioni, quindi abbiamo gli utenti che lo stanno osservando, quindi vuol dire che qualcuno probabilmente lo ha spostato o ha fatto qualche cosa con questo Geocrat, di conseguenza vuole seguire comunque la sua vita, ovvero mettiamo che è la persona che lo ha preso da qui in a Livigno, quando l'ho depositato, e lo ha portato fino qua. Magari ha deciso di seguire comunque la storia di questo Geocrat per vedere come prosegue il suo contributo, ecco, diciamo così. Poi abbiamo la galleria delle foto, che se andiamo ad aprire ci mostrerà le foto appunto di questi Geocrat. Qui abbiamo la mia foto, poi questa qui è la foto che è stata caricata da una delle persone che ha contribuito a farlo viaggiare, e questa qui è un'altra foto ancora. Torniamo indietro e passiamo alle statistiche. Andando sulle statistiche vediamo questi due grafici. Qua sopra vediamo praticamente quando è stato messo dentro in un geocache. Come vedete ci sono degli spazi di vuoto, vuol dire che in quegli spazi di vuoto il Geocrat non è stato appunto depositato in un geocache. Mentre qua sotto abbiamo una torta sezionata con in e out, quindi questi in rosa sono i giorni dove il Geocrat non è stato inserito in nessun geocache, quindi il periodo in cui è stato nelle mani di un qualche owner, mentre invece qua abbiamo la fetta, diciamo, più grande, che è il periodo in cui il Geocrat è stato depositato dentro in un geocache. Torniamo indietro e vediamo registra evento per questo Geocrat. Quindi cliccando sopra, come vedete, si aprirà una finestra dove possiamo inserire l'evento appunto di questo Geocrat. Quindi, per esempio, facendo un paragone, è come quando voi segnate come trovato, non trovato, scoperto i tracciabili tradizionali del mondo geocaching. Qui è la stessa cosa, quindi abbiamo ho lasciato un Geocrat, ho preso un Geocrat, quindi ho lasciato un Geocrat è quando lo mettete in un geocache, in un contenitore. Ho preso un Geocrat vuol dire che lo avete prelevato da un contenitore. Ho incontrato un Geocrat vuol dire che voi avete scoperto questo Geocrat, che sia in un geocache o nelle mani di un qualche giocatore, e lo avete semplicemente visualizzato. Poi ho fatto passare un Geocrat da un posto, vuol dire che per esempio magari ne avete uno che lo state facendo viaggiare con voi e semplicemente avete segnato che questo Geocrat ha visitato un geocache ma non lo avete inserito o prelevato. E poi commento, che è semplicemente il classico commento del dire, per esempio, guardate che c'è questo Geocrat però è danneggiato o altre cose, ecco, un commento generico. E qua sotto ci sono tutte le sezioni da compilare per poter registrare appunto questo evento. Torniamo indietro di nuovo e andiamo a vedere, stampa un'etichetta per questo Geocrat. Ecco qui la particolarità appunto del Geocrat. Il Geocrat è un qualsiasi oggetto alla quale va allegata un'etichetta che stamperete tramite questo sito. Vi faccio vedere. Stampa un'etichetta per questo Geocrat. Andiamo a vedere. Come vedete qua abbiamo il nostro testo, che è in sostanza il commento. Volendolo potete anche un po' modificare, per esempio mettiamo qua che ho visto che c'era uno spazio in più, possiamo sistemarlo. Andiamo a vedere, qua sotto abbiamo il modello di etichetta, quindi voi potete fare sia delle cose virtuali sia delle cose stampabili. Andiamo a vedere per esempio il Modern 2 Wolfson. E come lingue dell'aiuto io lascerei English. Per lingue che cosa si riferisce? Si riferisce semplicemente alla traduzione dei testi che non sono parte di questo, ovvero adesso andremo a vedere. Innanzitutto l'altra motivazione dalla quale vi dico di metterlo in inglese è perché, come dice qua, non tutte le traduzioni sono disponibili. Le traduzioni possono non funzionare con alcuni tipi di pagine. L'inglese è la lingua predefinita, quindi non è possibile selezionarla.
Come vedete, appunto, io vi consiglio di mettere English e andiamo a vedere. Cliccando su OK vi genererà l'etichetta da poter allegare appunto al vostro Geocrete fronte e retro, nel caso di questo. Qui appunto, come vedete, c'è scritto il commento che avete inserito prima, però in questo caso è solamente in italiano, perché evidentemente per la dimensione non ci stava dentro. Infatti, come vedete, qua si vedono le lineette e qua sotto si intravede un po' la lingua inglese. Torniamo indietro e cambiamo il modello. Invece che fare il modello 2, facciamo il modello 1. Proviamo, facciamo OK. Anche questo, come vedete, dà un po' lo stesso problema. Torniamo indietro, proviamo con il modern, questo qua, Modern Scrotty, che non so se la pronuncia è giusta, però andiamo a vedere, facendo OK. Perfetto, come vedete questo qua è al 100% OK. Come vedete, di qua a sinistra abbiamo appunto i dati del nostro Geocrete. Sulla destra abbiamo il testo in italiano separato dal testo in inglese, quindi sul lato destro ci sarà completamente la descrizione che avete scelto di inserire. Torniamo indietro di due volte, quindi torniamo ancora in questa pagina. Come vedete qua abbiamo archivi a questo Geocrete, quindi in caso di problemi come ho avuto io nell'altro potete fare archivi a questo Geocrete e lo andrete semplicemente a appunto archiviare, disattivare. Qua sotto abbiamo poi questa mappa. Come vedete abbiamo la puntina rossa che è la partenza, la puntina gialla che sono le tappe e il puntino verde che è il visto di recente o comunque diciamo l'ultima registrazione che è stata effettuata di questo tracciabile. Andiamo a zoomare perché questa qui è una classica cartina di OpenStreetMap che potete navigare ovviamente. Come vedete qua mi trovo a Livigno e c'è la puntina rossa e è il punto dalla quale è partito il mio Geocrete. Poi come vedete in linea d'aria lui ha percorso delle strade e come vedete ha viaggiato molto in questa zona qua della Svizzera, ha fatto tanti avanti e indietro e ogni volta è stato registrato uno spostamento. Poi è ripartito, ha fatto i suoi viaggi e come vedete è finito qua con la puntina verde a Trimmis, scusate se l'ho pronunciato male, e si trova qua appunto. Potete cliccarci anche sopra e vedere le ultime informazioni. Per vedere tutto lo storico di questo Geocrete potete semplicemente andare qua sotto e qua vedete tutte le attività come fosse un normale tracciabile o comunque come fosse un geocache. Ecco qua, come vedete, l'ultima azione è stata fatta qui, ovvero un deposito nel geocache GC4W66B. Come vedete qui è stato lasciato un commento dal giocatore. Qua a destra c'è la data e l'ora dell'ultima azione che è stata effettuata. È possibile aggiungere un commento, eliminare il commento. Questo ovviamente per quanto riguarda la parte nostra, che siamo quelli che hanno creato il Geocrete. Scorrendo giù poi vedete che qua è stato depositato. Io adesso sto andando all'incontrario, quindi dall'ultima azione indietro. L'ultima cosa che è stata fatta è stato lasciato. Poi come vedete prima era stato prelevato, quindi preso da qui. Prima ancora era stato lasciato in un altro geocache. Questo invece è stato un passaggio, quindi vuol dire che la persona ce l'aveva con sé, è passato da questo geocache, non l'ha depositato o non lo ha prelevato e praticamente ha segnalato che ha visitato questo posto. E andando giù, come vedete, ci sono anche i giocatori che hanno messo appunto le immagini, quindi in questo caso è stata messa da questo giocatore una foto che lo ha nello stesso momento prelevato per portarlo poi da altre parti. E prima ancora, come abbiamo già visto, c'era anche questo, che è un'altra persona che ha scritto un po' la sua, tra virgolette, storiella e così via, e ha appunto fatto anche lui qua una fotografia del paesaggio che si vedeva da lì. E così via. Andando giù poi dopo potrete scorrere le varie pagine e vedere appunto anche le pagine successive. Che dire, spero che il video vi sia piaciuto. In un prossimo video andremo a vedere come realizzarne uno da zero. Questa voleva essere un'introduzione a questo mondo. Che dire, se il video vi è piaciuto vi invito come sempre a mettere un mi piace qui sotto al video, a iscrivervi al canale
e attivare la campanellina. Condividete il video con i vostri amici di modo che anche loro possano creare il loro GeoCrate personale. Noi ci vediamo nel prossimo video e alla prossima. Ciao a tutti!